ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo video dalla Corea. Spero mi sentiate perché stanno togliendo le foglie qua dal prato davanti a casa. Comunque, è prestissimo, mi sono appena svegliata, ho fatto la mia skincare. Sto cominciando appunto ad andare a fare i miei giri di oggi e volevo registrarvi uno dei video che di questa serie, di questi 3 mesi in Corea, vi è strapiaciuto, cioè mangio 24 ore nei convenience store. Non so se siete mai stati in Asia, ma è molto caratteristico trovare appunto questi, diciamo, mini market, quasi sempre aperti 24 ore su 24, che hanno appunto di tutto, dalle cibarie a magari le cose anche per l'estetica, quelle cose che ti servono un po' all'ultimo. Qui in Corea si chiamano pyonijo, in Giappone si chiamano konbini, noi li chiameremo convenience store per praticità. Mi sono svegliata un po' tardi, ma sono le 10:30. Mi avvio verso il primo convenience store e scegliamo la nostra colazione. Ok, sono tornata al mio GC25 di casa. Andiamo. Sento un sacco di profumo di patata dolce, quindi è probabile che ci sia anche quella. Non so se lo sapete, ma in Corea si usa fare la dieta mangiando la patata dolce, perché dicono che sia tipo healthy e ti sazi. Se volete la proviamo. Poi qui ci sono le solite cose. Se vi posso consigliare e avete tipo una voglia pazza di pizza, questa non è male. Del combini, lo so che può sembrare strano, ma non è male. Devo ancora provare gli hamburger, questi qua congelati, tra l'altro, che mi spaventano un sacco. Questi li abbiamo già presi l'altra volta, anche se sapete quale dobbiamo provare? Questo, con la marmellata, le patate, cioè è gigante, gigante, ma non me la sento, non sono ancora a questo livello. Quindi direi che ci prendiamo una patata dolce. Se posso darvi un altro consiglio, anche questi sono buonissimi, questo alla pesca mi piace molto, è tipo uno yogurt da bere alla pesca. Bottino finale, diciamo che è poco estetica a parte questo. Praticamente stavo cercando un paio di scarpe, il problema è che non ce l'avevano, sono andata da Folder, che si trova qui appunto a Hongdae, però non le aveva. Quindi ora sto andando a vedere a un altro store se hanno qualcosina, perché qui le scarpe costano di meno, quindi sto tentando di fare l'affare. Camminando, questo è l'hotel dove stavo l'altra volta, che è il Rice, qua davanti c'è l'ABC. Guardate che belle queste, sono bellissime. Le crocs così sono meravigliose. Non ci sarà mai il mio numero di queste, mai nella vita. Questo è il 36, già sembra una roba gigante. Figuratevi il 41 come il mio. Poi ci sono queste, dei nostri amici, ma che non si possono guardare sinceramente. Allora, per pranzo, visto che sto registrando anche un altro video, vi mangio una giornata come i BTS. Adesso facciamo il pranzo di Hobi, quindi facciamo burger. Proviamo a prendere questo qua e ovviamente la Sprite. Alla fine sono riandata in un JC25 perché l'altro non aveva gli hamburger, il 7-Eleven dall'altra parte. E vi dirò ragazzi, cioè questo hamburger scaldato così non aveva niente a cui invidiare a tipo quelli del Mac, per dirvi il livello insomma. Però era cremoso, non era secco per niente. E le verdure paradossalmente non erano mollicce, cioè sono rimasta sconvolta. Detto ciò, comunque adesso mi avvio di nuovo verso casa, più o meno come zona, anche perché devo ripassare anche un attimino a casa a prendere barra posare delle cose e poi mi dirigo in un caffè dove mi vedo insieme a Martina. Poi vi faccio fare un salutino, che anche lei si trova su questi giorni, così facciamo una rimpatriata. In realtà l'ho vista prima in metro che stiamo scrivendo stamattina, abbiamo detto ok, poi dopo ci vediamo, che lei adesso si stava vedendo con Marco, e invece poi l'ho beccata in metro, mi sono sentita fare ta ta ta. Seul è gigante, ma ti trovi sempre con le stesse persone. Thank you.
cioccolate. Oggi mi sono presa cose dietetiche. Questo al cioccolato, lo scone, questo al pistacchio, vanilla latte. C'è Marti. Ciao. Un parto, ragazzi, questo posto. Non venite venerdì, cioè venite quando vi pare, ma non di venerdì, perché è bellissimo, ve lo ricordate? Mi sa che ho già fatto il vlog qua dentro. Sì. Tieni, i ragazzi. Grazie. Come avete visto, oggi ho passato il pomeriggio con Marti, poi ci siamo fatte una bella passeggiata, sono andata anche alla In Friend Shop, ho preso il peluscino di Natale, così on play non ci facciamo mancare niente. Ovviamente mancava il 7-Eleven all'appello di oggi. Vediamo, perché io ho voglia di qualcosa di specifico, vediamo se ce l'hanno. Vediamo se ha quello di Pokémon, sì, che però credo siano tutti pochi. Vabbè, ce li mangiamo. Sono ricongiunta con la mia partner. Ciao. Dopo che si è fatta i suoi giri, shopping, parrucchiere, capito la signora? Comunque, vi faccio vedere prima cosa ho preso qua. Aiutanti di Babbo Natale, ognuno ha una cosa scritta sulla pennina qua. Poi, cosa abbiamo preso da mangiare al nostro convenience store? Tteokbokki dei Pokémon, finalmente li posso provare. Li voglio mixare con i ramen, però. Hai visto quando fanno tteokbokki con i ramen? Questo piccolo almeno c'entra. Formaggio da mettere dentro. Qua ci sta dall'immagine. Forse è solo un'immagine, però senti quanto peso. Ovviamente, radish. La Milkis, così finalmente la provo, sta cacchio di Milkis. Ma dovrebbe essere una bibita gassata, però... di latte, tipo. What the fuck? Un po' mi piace, un po' sono perplessa. Ti piace? Sembra la galatina. Milkis. La galatina sciolta nella spray. Eccoci. Siamo giunti alla fine di questo video. Ci siamo preparate. Io ovviamente mi trucco alla fine del video, però almeno mi avete vista un po' carina. Vi mandiamo un grande bacio. Spero di esservi stata utile, di avervi fatto passare qualche minuto in compagnia. Ci vediamo al prossimo. Ciao.